Ma prima colleghiamoci con la nuova piccola Miss Springfield, Amber Dempsey, mentre presenzia l'inaugurazione della supercatena danese Shop. Scott, ci sono proprio tutti, dal figlio illegittimo del sindaco al nostro dirigibile Duff. Senti, posso guidarlo io? Sì, non vedo alcun pericolo. Aiuto! Come si guida? Oh, che orribile tragedia! Comunque, per attivare gli spuntoni squarcia pneumatici abbiamo la piccola Miss Springfield. Caspiterina, è un peccato se si bagna quel bel vestitino. Secondo me il pericolo maggiore è che il suo scettro faccia da parafulmine. A meno che non sia di plastica. Ah, no, metallo. Signore e signori, la piccola Miss Springfield è stata colpita da un fulmine. Dottore, in che condizioni versa, Amber? Oh, non si preoccupi. Starà benissimo. Infatti ha già vinto il concorso piccola Miss Cura Intensiva. Le mie congratulazioni, Lisa. Sei tu la nuova piccola Miss Springfield. Ecco il tuo scettro. Ops. Scherzavo. Ecco a te. Op. Scherzavo. Me lo sono meritato. Quello non sembra il suo corpo. Il torso era di Margaret Thatcher. La sua testa è infilzata ad un palo nella camera degli orrori. Ciao, ragazzi. Che dolce camminata dondolante. Buon bocconcino. Come piccola Miss Springfield è mio piacere darvi il benvenuto in America, la terra dell'opportunità. Veramente stanno per essere deportati. Ed ora diamo un caloroso benvenuto a modi forte Springfield al signor Bob Hope. Come si chiama il sindaco? Quimby. Bellissimo. Salve, sono Bob, che diavolo ci faccio a Springfield Hope? Ehi, incredibile quel sindaco Quimby. Che giocatore di golf. La sua palla da golf trascorre più tempo sott'acqua di Esther Williams. E ora voglio mostrarvi per cosa combattereste se ci fosse una guerra. La piccola Miss Springfield. Non è bellissima? Piccola Miss Springfield? Prima ci dà buca Billy Crystal e adesso ci rifilano questa. Ma cos'è questa storia? Vogliamo Miss Springfield! Ehi, fammi scendere a quell'esposizione nautica.